Vi presento Brother 1050X. Questa è una macchina solo per ricamare semiprofessionale. Infatti, come vedete, può avere fino a 10 fili che cambierà automaticamente. Quindi è una macchina monotesta a 10 aghi. Ci sono delle barre ago sulla parte davanti, noi potremo infilare ogni barra ago con un colore differente e la macchina automaticamente cambierà il filo a seconda di come è stato formato il nostro ricamo, quindi un risparmio di tempo notevole. Riuscirete quindi a fare un ricamo fino a 10 colori senza dover intervenire sulla macchina. La macchina eseguirà tutto in automatico. Se fosse un ricamo a più di 10 colori, la macchina si fermerà e ci dirà quali colori cambiare, perché ci sono infatti dei LED su ogni filo che si accenderanno e si illumineranno del colore che sarà da cambiare. Quindi è molto molto semplice. Le caratteristiche principali, come vedete, è una macchina comunque compatta, è comunque portatile anche per poter fare un uso da un piccolo business, quindi anche per mercatini, si può trasportare facilmente nel bagagliaio di una macchina, pesa sui 43 kg. Diciamo in casa o nel proprio laboratorio è bello poterla inserire nel carrellino che è stato studiato proprio per questa macchina, dove si possono posizionare anche tutti i telai. Questa macchina ha già in dotazione vari telai: il telaio 36 cm x 20, il telaio 18 x 13, il telaio 10 x 10 e 60 x 40, ma ha veramente un'altra miriade di telai tondi, metallici, a pinza, per tubolari, per cappellini, per scarpe. Infatti, avendo questo braccetto molto molto sottile, ci permetterà di lavorare anche su capi comunque sferici o tondi senza dover ricamare la parte inferiore, quindi come cappellini o maniche o pantaloni, senza doverli scucire. Ha anche grandi tasconi o borse chiuse. Questa è la grande peculiarità di questa macchina. In più, PR1050X ha anche la possibilità di mettere un telaio molto grande a giro, 36 cm x 36 per grandi dimensioni. È corredata anche di una base per poter appoggiare agevolmente tessuti anche pesanti come giacconi, coperte, cose molto ingombranti senza problemi. Ha un display molto grande, come potete vedere, da 10 pollici punto 1, quindi uno schermo a colori molto reattivo, molto luminoso, veramente bello, che ci permetterà agevolmente di poter fare una combinazione a schermo di ricamo, quindi anche senza l'uso del PC, potremo unire più ricami nello stesso telaio, ricamarli in una volta sola. Il ricamo può essere ruotato, specchiato, ingrandito, modificato, ha un editor di testi veramente bello, infatti si possono curvare, spaziare, ingrandire, modificare di font. Ha veramente tanti font inseriti, un 37 font più monogrammi, cornici, più di 600 ricami inseriti, quindi è già veramente molto molto fornita. Oltre che, se affiancata ad un software di creazione ricamo, vi permetterà di trasformare ogni logo o disegno in ricamo opzione. Infatti, incluso nella macchina c'è una videocamera che permetterà due cose fondamentalmente. Una, di acquisire il progetto che state facendo, quindi il materiale dove vorrete ricamare, per posizionare il ricamo esattamente dove vorrete, quindi facilmente per metterlo, non lo so, su un colletto o su dei tessuti particolari che hanno dei quadrati, delle righe, o per posizionare un ricamo vicino ad un altro per poterli fare in continuo. E poi altrimenti, ecco, acquisendo l'immagine direttamente del tessuto sullo schermo, potrete dopo posizionare come vorrete, potrete seguire il vostro ricamo direttamente con la videocamera, quindi vedendo in maniera reale cosa si sta ricamando, anche zoomando. Altrimenti ha una funzione anche con un piccolo pacchetto, una punciatura automatica per poter dopo effettuare il ricamo. Questo lo consiglio per, diciamo, progetti piuttosto semplici. Se dobbiamo fare dei loghi molto sofisticati, consiglio sempre l'uso del software da ricamo.
È una macchina rotativa con capsula a estrazione molto semplice, quindi anche mentre lavorerete potrete toglierla e mettere facilmente. Le tensioni sono manuali e separate, quindi potrete lavorare anche con filati di diversa tipologia. In queste rocche potete mettere quindi degli spolette più piccoli o più grandi senza problemi, perché il sistema di infilatura è abbastanza lungo e fatto apposta perché il filo possa scorrere nella maniera migliore e avere un ottimo risultato di ricamo. Un'altra caratteristica relativa ai fili è che è possibile regolare la velocità per ogni filo, dai 400 ai 1000 punti al minuto. Quindi, se avremo un filo un po' difficoltoso, come i fili metallici, i fili lamè, potremo andare a rallentare o a diminuire la velocità per il singolo filo, mentre mantenere una velocità più alta delle altre fili. Avere veramente una qualità di punto molto bella, infatti, ci sono anche delle piccole lettere per camiceria che vengono veramente molto bene con questa macchina. Nel display ci sono tantissime altre funzioni, mi viene da annoverare per esempio il color shuffling. Una delle cose più difficili è scegliere il colore migliore per il nostro ricamo, e con questo piccolo programmino la macchina vi darà varie modifiche nelle tonalità dei colori effettuate dal programmatore, in modo tale che potete trovare la soluzione che più vi si adatta, oppure anche seppia, monocromatici, cose di questo genere. Anche la funzione appliqué per trasformare tutti i ricami in appliqué, veramente tante altre modifiche di testo e di funzioni. La macchina è comunque aggiornabile perché ci sono degli aggiornamenti che escono sempre, ha varie entrate, quindi entrate dell'SD, due entrate USB di tipo A, di tipo anche di tipo B, e quindi con una connessione anche diretta al computer. Lavorando con il PDesign Next, addirittura ci saranno delle funzioni per poter far lavorare automaticamente quattro macchine in serie e poter anche mixare ricamo con un nome ottimo, per esempio per le squadre di calcio, in modo tale da lavorare le macchine con una vera produzione. Quindi è una macchina versatile che va bene sia per chi vuole una macchina effettivamente performante per la propria casa, o per un piccolo business, o per effettuare lavori per mercatini o i piccoli laboratori, negozi, o addirittura per chi fa una produzione, perché affiancando più macchine vi diventerà come effettivamente una vera multitesta. Ricordo che per questa macchina è comunque richiesta una manutenzione ordinaria da parte del tecnico qualificato Brother ogni 500 ore, e una un pochino più importante ogni 1500 ore, quindi cercate di tenere in balli ogni cosa e affiancarvi a qualcuno che vi possa seguire. Per qualsiasi informazione resta a vostra disposizione. Contattatemi su info@macchinepercuciredemin oppure nel nostro sito internet www.macchinepercuciredemin.com. Ciao da Marilena!